quest'abito di Pier Prandini si chiama Rinascita e ho una frase tatuata che è un messaggio contro la violenza sulle donne. Nel secondo atto di quest'opera avremo un tentativo di stupro ed è un messaggio che io e lo stilista Pier Prandini abbiamo voluto mandare. Rinasci dalla dignità. Le donne devono capire che il vero amore non toglie mai dignità e se si è andati oltre si deve ripartire dalla dignità che gli è rimasta. Oh, sindaco, qua, aspettative per la prima. Sindaco, aspettative per questa prima. Ma è grande direttore, grande regista, grande cast, quindi aspettative senz'altro, vediamo. Pochi politici. Opera verista, pochi politici però. Beh, no, va bene, è la festa dei milanesi, va bene così. Da solo con Maroni nel Palco Reale. Ministro, se per un attimo ci dice qualcosa, ministro. Su questa prima ci dice qualcosa. È uno dei pochi politici che viene a vedere la prima. Io so che ogni 7 di dicembre tutto il mondo guarda Milano, guarda la Scala, guarda l'Italia. È un giorno in cui tutti i riflettori sono accesi. La prima volta alla Scala. Il secondo la foto. Aspettative per questa prima. Rosso? Perché mi piace il rosso, è il mio colore preferito. E poi Natale. Maggio alla Scala. La Scala, Natale, festa, il destino. Sarà molto bella e abbiamo aspettative molto alte. Goffrata è un testimonial della collezione della Preta Couture di Antonio Riva. Tutto in paillette ripiegato. Piatotti, rosso Piatotti, ma anche rosso passione che incarna l'amore straordinario di Andrea e Maddalena. Come sarà? Sono andato a vederla, sarà stupendo, sarà bellissimo. È venuta altre volte? È la prima della prima? È la prima della prima. È la prima della prima. Sì, è una prima sì, certo. La Scala sì, è la prima volta. Aspettative per questa prima? Molto buone, decisamente buone.